Giorgia, attenzione bene, guarda il tabellone e di una delle sillabe che manca. No. La no, non la vuoi dire? Non vuoi dire la sillaba? No, non la vuoi dire? No? La sillaba no, lo so. Allora, Giorgia, intanto tutti quanti siete convinti che manca la sillaba no? La sillaba no manca? Sì. Ok. Allora, Giorgia, zitti tutti. Giorgia, spiega bene dove dobbiamo scrivere la sillaba no. Spiegalo con le parole. Aspetta, che mi avvicino, se no non si sente. Spiega. Quindi sta in mezzo fra la sillaba ne e la sillaba ni. Andiamo a vedere. Siete d'accordo su quello che ha detto Giorgia? Allora la andiamo a scrivere. Ecco qua la sillaba no, l'abbiamo scritta al posto giusto, fra ne e ni. Spiega un attimo, allora, che sillaba vorresti inserire? Q. E dove va inserita la Q? Spiega bene. Che però? Ok, È sbagliata, la faremo alla prima elementare. è una sillaba troppo complicata. Andiamo a vedere, eh? Quindi, Andrea, tu stai dicendo qui, vero? La colonna delle e la riga delle. Perfetto, adesso lo scriviamo. Ecco qua, abbiamo inserito la sillaba Q. Attenzione, ne mancano solo due per completare la nostra tabella sillabica. Tre? Ah, tre è vero. Marco, dimmi una. Ghi. Allora, ghi. Eccola qua, vedi? Questa qui è ghi. È una delle sillabe complicate che non possiamo fare adesso. Lorenzo, quale sillaba proponi? Io propongo la du. La sillaba du. E dove la dobbiamo inserire la sillaba du? La dobbiamo inserire vicino sotto alla du e sopra alla du. Quindi praticamente che colonna sarebbe? Alla colonna delle u vicino, e poi la riga delle d. Andiamo a vedere, se corrisponde. Voi siete d'accordo su quello che ha detto Lorenzo? Lui ha detto sotto tu e sopra bu, nella riga delle u, cioè nella colonna delle u e nella riga delle do. Benissimo, la sillaba du. La do è venuta un po' bruttina, ma ce ne faremo una ragione. E qual è la sillaba che proponi? Gu. Allora, voi siete d'accordo che la sillaba gu manca? Ok. Alessia, con le parole, facci capire dove dobbiamo scrivere la sillaba gu. Dici, dove la dobbiamo scrivere? La riga delle Q e la colonna delle U. Perfetto, all'incrocio fra la riga delle G e la colonna delle U. Sopra che sillaba c'è? Zu. Zu. Diego, cosa proponi? Fu. Fu. Dici un attimo. Dove inseriresti fu? Vicino alla fi, sotto la u e sotto c'è la tu. Ottimo. Avete capito dove ha detto Diego? Diciamo che deve fare la colonna delle. Esatto. Accanto a fi, sotto a pu e sopra a tu. Colonna delle U e riga delle F. Adesso andiamo a scrivere. Oh, avete capito che è l'ultima sillaba? Un anno di lavoro abbiamo completato la tabella, eh? Che abbiamo completato tutta la tabella. Dopo un anno ecco che è completata in ogni sua parte. Evviva! Il maestro Pompone sarà rimasto molto stupito.